possa essere equilibrato come è stato nella regular season dello scorso. Lo ricordiamo già Pescara al Marsiglia. Tutti giocati nel corso di questo primo tempo, non si è ancora segnata, con la possibilità per Pagani di libero e di un portiere che vede il pallone sfilare sotto il suo braccio sinistro. C'era una opportunità, un 4 contro 3 in prima linea. Ancora 10 secondi, possesso palla con l'uomo in più per la Florenza. Sottani al centro per la conclusione a bersaglio di Onimo del tecnico fiorentino. La prima occasione per la Florenza, ha girato bene il pallone, si è trovato nella posizione 2, poi si è... Che Zivko al terzo non potrà far ritorno in acqua, ed è il miglior difensore dei laziali che vanno sotto per 3-0. Eccola qua però il passaggio splendido di Popovic che attira su di sé proprio l'attenzione di... Invece è andato a Recco, c'è l'uomo in più per il Latina che deve sbloccarsi se vuole rimanere agganciato alla gara. Con la conclusione di compiuta a gennaio, dimostra personalità. 3-1. Personalità questo... A meno che non sia un difensore che impugna in modo volontario, la mette oltre la sagola che delimita il bordo vasco. Inizia in pressing il Latina, poi cerca di limitare Radu. Ha detto al di là del ridare il massimo vantaggio ai toscani. Quello che è incredibile è la facilità di questo giocatore. Di delegato e il ruolo di regista. 4-1 per la squadra che si è attaccato. Radu impugna e voilà, il gioco è fatto. E ha giurato fedeltà a Firenze che lo ha adottato. Qui l'errore è di Maddalù. La caratteristica, ha tentato l'intervento, ma siamo già dalla parte opposta con la conclusione a bersaglio di Leonardo Sottani. 6-1. Ulteriormente cresciuta Sottani, ancora un ragazzino nell'andare in controfuga, nel fare anche nel Nizza di Paolo Malara, con cui diventò campione di Francia. Espulsione contro Popovic e il gol di... In contropiede l'espulsione, poi qui è bravo Innocenzi nel giocare subito, immediatamente coglie... Kocic che ha assunto il ruolo del centro, ha spinto. Vi ripetiamo che senza Calcaterra è impensabile dare un giudizio oggi al Latina. Però il tiro è avvenuto all'interno dei 5 metri, il fallo era stato preso lì, quindi nulla da fare. Dalla parte opposta la Florenza con la conclusione di Chicco Pagani, autore del primo gol di questo campionato, gol del terzo tempo di questa gara. E qui la chiusura del Latina che era in difficoltà. Della lucidità nel momento chiave dove si lotta al centro a lungo. La conclusione da lontano di Kocic, ma che splendore! Kocic che vede, ecco, tante braccia davanti, ma soprattutto vede che carica Minetti. Esce leggermente. Alti livelli, Latina non giudicabile per questa gara, perché affrontare una squadra che ha in Radu un elemento così determinizio per una formazione che, vi ripeto, a maggio era retrocessa in A2 e che poi sarà questo campionato. Francesco, lo capiremo già da sabato prossimo in TV come sta il Latina, che affli con le telecamere per verificare la capacità di reazione di una squadra che ora è su 20 punteggi, mentre c'è una espulsione contro Pagani, possibilità per la squadra con una parabola che chiaramente in modo imperfetto per estremo difensore toscano si è opposto, poi c'era, vedete, l'espulsione di Popovic che doveva allontanarsi in ogni zona della vasca, ma anche di presenza in acqua anche per i più giovani. Latina, oltre ad avere dei buoni giocatori in ottimi nomi, intanto a fin di 30 secondi Giacomo Ninfa, io sono sicuro di aver visto Ninfa da lontano, eccolo lì, e il tiro che vale l'11. Questo 11-4 non deve essere una bocciatura per un campionato all'insieme dell'equilibrio, lo stesso abbiamo invocato con Francesco all'inizio del quarto tempo. Doppietta nel secondo, gol nel primo e nel terzo e nel quarto, fanno 5. Ha fatto, adesso invece ce l'ha Sottani che in 3 contro 2 arriva a tu per tu con Sattolo. Ed è la doppietta per lui, autore del gol del 6-1 e del 13-4. Sottani, giocatore che abbiamo prima elencato nell'episodio Amarcord con Popovic, anche la doppia nazionalità, la moglie è brasiliana. Luca Mugelli, nella prima circostanza in cui gli avversari giocano con
la superiorità numerica. Palla che gira finché dal centro va al bersaglio Antonio Vittorioso, non tocca pallone. Voluta, vedete come in posizione centrale Vittorioso riceve. Minuti di questa gara dedicata anche a lo spazio in acqua, perché normalmente non ne ha, e Mugeri cade sulle gambe sulla 5 metri. C'è Buckner che batte Mugelli. Succede che Innocenzi si meta, è il terzo fallo per lui, per la Valencia Sottani, con palla dalla parte opposta per Pini che batte il suo omologo di calottina, Bisegna. C'è la possibilità per Latina di andare a impattare questo parziale e ci riesce ancora una volta con la rete di Goch. Sicuramente qui che dobbiamo tendere l'inizio della palla. Una gara che non c'è dubbio sarà più intrigante rispetto a questa. Da Fabrizio Failla e Francesco Possignore, grazie per l'attenzione, grazie a Roberto Di Bartolomei che ha avuto il supporto tecnico di questa telecronaca. È tutto per la pallanuoto per questo primo venerdì del campionato.